cos'è sta roba? Cioè, io ve lo dico, se c'è una roba, una figura dietro di me, questo video non esce. Assolutamente. Ah! Cos'è? Cos'è stato? 3:28 a.m. Buonasera, questo video è un video speciale, un video che tutti di voi aspettate. Infatti, andremo a fare il rituale delle 11 miglia. Vi do un qualche tipo di aggiornamento. Sono le 20:46. Io cerco di andare verso le 10:30, 11, o comunque giù per di là, molto più tardi dopo aver mangiato, perché adesso ovviamente è ancora, non dico chiaro, ma quasi. Allora, per forza andare a farlo o no? Cioè, perché volete? Tanti di voi mi avete detto qui sotto nei commenti: dai, fai il rituale delle 11 miglia, fallo, fallo, fallo. Lo facciamo da solo. Lasciate un like. Si è mossa la porta da sola. Direi che possiamo già partire molto bene. Allora, sono qui che mi sto cimentando a guardare alcuni competitor, alcuni video che ci sono su internet di gente che sta facendo il rituale delle 11 miglia. Allora, ho guardato qualche video, è veramente molto molto spaventoso. È veramente una roba incredibile. Mi sto cimentando anche a guardare le regole, di cui volevo farvi presente che ci serve un partecipante, ma un compagno è anche opzionale, quindi va bene, sono da solo. Ma quello che mi fa più paura è mai fermarsi, qualsiasi cosa accada, e mantenere gli occhi sulla strada. Cosa mi vuol dire sta roba? Cioè, praticamente posso trovarmi una roba brutta davanti di me? Io non devo fermarmi? Ecco, questo non lo sapevo. Bisogna fare un rettilineo in aperta campagna o una strada che passa per un bosco lungo 11 miglia. Io ce l'ho. È questo il problema. Aspettiamo che arrivi un po' più scuro e fa sto rituale. Che ne dite? Ce la prendiamo una pizzetta prima del grande evento? Stiamo andando a prendere delle pizze. Perché prima di iniziare il rituale, all'interno di questa macchina, sperando non succeda nulla, incrociando le dita, mi voglio mangiare una bella pizza. Pizza presa, andiamo a mangiarsela e dopo ci facciamo un bel videone. 6:30 a.m. Ok, iniziamo a fare il rituale. Spero si veda qualcosa. In caso, ho portato anche una torcia di andare a vedere se succede qualcosa in giro. Iniziamo il rituale. Allora, adesso mi devo andare sulla strada. Ho spento tutta la radio, non c'è assolutamente niente di acceso. Nelle regole, che ho studiato tutta prima, fidatevi, devo stare fino ai 30 km orari. Io spero che non succeda assolutamente nulla, perché mi sto veramente cagando in mano. Allora, purtroppo non ho la ripresa fuori, ma in caso vi prendo il telefono e lo tiro all'esterno. La strada non inizia qui, inizia in questo punto qua. Un secondo, che devo fare? Devo entrare in questa strada e iniziamo il nostro rituale. Stiamo già proseguendo. Vedo già uno a piedi, vestito di bianco. Salve. Va bene. Ragazzi, io mi chiudo la macchina perché ho un'ansia incredibile, mi possa capitare qualcosa. Vi faccio vedere intanto la strada che sto andando a percorrere. È in mezzo al nulla. Fari alti e andiamo. 30 km orari. Non devo superare questa soglia. Spero non mi capiti nulla in caso, perché sennò urlo come non so cosa. Occhi ben attenti e diamo un'occhiata. Abbiamo fatto il primo miglio. Per ora sembra tutto tranquillo. Non è nulla tranquillo. Ragazzi, io prima qui avevo un sensore acceso, avevo una spia che adesso si è spenta da sola. Questa infatti era la clip precedente. Come cavolo è possibile che si sia spenta? Scusami. No, fermi tutti. No, non so se fermarmi perché sto avendo un attacco di panico. Giuro, sto avendo un attacco di panico. È da un bel po' che non faccio sta roba. Ho un'ansia che mi capiti qualcuno dietro, che voi non avete idea. Dai, ma sono solo paranoie. Comunque non so, si è spenta. Boh, non lo so. Andrà bene così, spero. Allora, all'orizzonte qua sembra tutto tranquillo, anche se la strada sembra infinita. Darvi un'idea di dove sto andando a imbucarmi. Spero di rifare comunque le riprese, perché mi sto veramente cagando sotto. Comunque, una cosa che ho notato è che dall'inizio del rituale non c'è neanche una macchina dietro di noi. Allora, sì che siamo in mezzo al nulla, ci può anche stare.
In realtà qualche casa ci abbiamo intorno, sto passando qualche casa. Come vedete c'è anche i lampioni, non so se si riesce a vedere dal video, ma vi posso assicurare che qualche casa c'è. Quindi mi sembra strano che ci sia proprio zero, ma zero, zero persone. Solamente una persona a piedi abbiamo trovato all'inizio, che era l'inizio del rituale. Comunque non riesco a spiegarmi perché qui non ho più la spia. Cioè dovrebbe essere un controsenso, che dovrebbe venirmi fuori la spia. Questa casa è veramente spaventosa. Va bene, ma con le aquile? Non è successo niente, siamo al terzo miglio. Porca vacca, è lunghissima. Non sto cercando di non superare i 30 all'ora, perché sennò veramente qua ho perso il rituale. Vedete che sto iniziando ad aver caldo. Metto magari l'aria un po' più sul freddo. Non so se è una sensazione giusta, se è normale o se perché fuori non è che faccia tanto freddo, ma... Oh, ragazzi! Ragazzi, cos'è? Cos'è sta roba? Ave Maria. Cosa cavolo ho appena visto? No, 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 penso che qui c'è qualcosa che non va. Io la faccio ogni volta questa strada. Io non ho mai visto una roba del genere. Io non so cosa io stia per andare a fare, ma non mi piace. Non mi piace quello che sto per andare a fare. Spero di finire il prima possibile. Non so perché mi sono messo quest'idea di andare a fare queste robe qua. Non le voglio fare. Cos'è? Oh, ragazzi, ho trovato, penso sia spazzatura, un coso sto... No, no, ragazzi, sto avendo un attacco di panico. Non so se fermarmi, ti giuro. Non so se fermarmi. No, sto avendo un attacco di panico. No, vi giuro, sto avendo un attacco di panico. Non so se sia normale. Siamo giunti anche ad un incrocio. Non posso fermarmi comunque per le regole. Sto facendo i 12 all'ora. Ora sono ripartito. Non lo so. Mi sto cagando sotto letteralmente. Ma letteralmente. Da qui in poi la strada non la so. Non so dove stia andando a finire. Cos'è sta roba? C'è un segnale strano. Ragazzi, ho sentito un qualcosa. Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Cioè, ragazzi, no, non posso fermarmi, cavolo! Cos'è sta roba? Ma dove sono? Cioè, io non ho parole. Non ho assolutamente parole. Non ho assolutamente parole di quello che io stia andando a fare. Non devo fare ste robe qua, assoluta. Cos'è stato? Cosa è stato? No, cioè, vorrei fermarmi. Non lo so. Perché la macchina sta saltellando? No, devo fermarmi perché non riesco più. Ragazzi, no, non ce la faccio. Ho sentito un suono provenire da questa zona che voi non avete idea. Io non so se si è ripresa in video perché la telecamera è distante, però mi sto sentendo male perché sembrava un suono tipo così. Ma il problema è che non l'ho fatto io. Mi sto impanicando. Io spero che non ci sia nessuna figura all'interno di quella telecamera dietro di me, perché non posso guardare perché devo guardare la strada. In editing spero non ci sia nulla, perché sennò io veramente non so neanche se esce questo video. Cioè, io ve lo dico, se c'è una roba, una figura dietro di me, questo video non esce. Io ve lo dico, perché mi sto cagando sotto in mano. Mi sto letteralmente cagando sotto. Dove cavolo porta sta strada? Cos'è? Ma l'ho fatto prima io sta roba? Ma l'ho fatta prima, perché io sto sempre seguendo la direzione dritta. Ma sono gli stessi di prima? Oddio santo, mi ricordo il simbolo. Mi ricordo quel simbolo. C'era un simbolo vicino. L'abbiamo già fatta questa strada?
Non lo so. Vedete qual è il lato positivo di almeno quello che cavolo sto facendo? È che siamo al settimo miglio. Stiamo arrivando verso la direzione? Lo spero. Perché mi sto cagando sotto. Dove sono ora? Dove sto andando? Non è la strada di prima. O che quella era un doppio che poteva essere uguale, ma mi... Si vede che ho la pelle d'oca, si vede? Si vede, cioè... Io sto cercando di documentare tutto quello che sto passando e vi dico, non fate a casa una roba del genere. Non dovete farla a casa. Assolutamente una... Ah! Cos'è? Cos'è stato? Cos'era? 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 Purtroppo in video si sente poco, ma c'è una come una voce provenire dall'esterno. Mi devo fermare. Mi devo fermare. Ragazzi, ho fatto una cavolata. Sono andato sopra i 30 all'ora. No, mi devo fermare. No, perché ho sentito una specie di urlo. Io spero di aver ripreso tutto. Io spero di aver ripreso tutto in quella cavolo di telecamera. Non posso aver sentito sta roba. Ragazzi, io purtroppo non sono riuscito a finirla perché ho superato i 30 all'ora. Non sono riuscito a finirla. Come possiamo fare? Com'è che possiamo fare una roba del genere? Cioè, io non sono neanche riuscito a finirla. Cos'è che potrei fare? Non sono neanche riuscito a finirla. Si è accesa la radio da sola. Avete visto? Perché non ho toccato qui il tasto. No, adesso vi faccio vedere perché voi non ci credete. Il tasto di accensione della radio è questo, guardate. Adesso sto guidando. Guardate. E si accende la radio. Si è accesa da sola! No, io me ne vado. Ragazzi, ho aumentato la velocità. Non ne posso più. No, io devo uscire. Per le regole io avrei perso il gioco. Avrei perso tantissimo. Ma io non ce la faccio. Cioè, io ci ho provato con tutta anima di fare una cosa del genere. Se questo video arriva a 200 like, lo facciamo e lo rifaccio una seconda volta. Magari anche con una telecamera che riprende anche il davanti, così siamo anche più. Però qui mi devo fermare. È una zona abitata almeno, per fortuna. Sì, qui mi fermo, ragazzi. E qua terminiamo il tutto. Spengo la macchina, spengo i fari. E il video è finito. Io non so cosa mi sia capitato, ma... La macchina fa anche un rumore strano. Ormai non ci faccio neanche più caso. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video. Io me ne corro a casa perché mi sto cagando sotto.